Ciao a tutti, oggi realizzeremo insieme un primo progetto con il nostro telaio rettangolare. Come vi dicevo già in un precedente video, con il telaio rettangolare si può realizzare una maglia tubolare lavorando in cerchio, quindi chiudendo e girando. Quindi uguale al telaio rotondo, si può lavorare una maglia diritta, quindi cominciando da un lato, arrivando all'altro e poi tornando indietro e quindi realizzare una maglia diritta e questo lo facciamo anche con il telaio rotondo. Il telaio rettangolare però ci consente di lavorare su entrambi entrambe, scusate, le file di perni per ottenere un'unica maglia diritta. Quindi diciamo, io uso il termine con la doppia frontura. Oggi andremo a vedere proprio questo sistema e faremo insieme uno scaldacollo. Per il nostro scaldacollo ci occorrerà il telaio, quello rettangolare, da 38 perni, il suo gancio e della lana. E la mia è da lavorare con dei ferri del 7-8, così avete anche un'idea della grandezza del filo. Io ho qui anche degli alamari, ma non so ancora se li userò, li vedremo poi alla fine. Andiamo a cominciare. Innanzitutto, nessuna paura, lo vedrete, è un lavoro facile facile. La prima operazione sarà quella di realizzare un piccolo cappio che metterò nel primo perno in basso a sinistra. Poi, appoggiando il filo sempre alla destra di ogni perno, vado ad abbracciare ogni perno col filo in questo modo. Quindi realizzando una sorta di otto o di zigzag, come meglio lo vogliamo chiamare. Quando ne abbiamo fatti un po', li spingiamo giù. Giunti in fondo, spingo giù il filo. Giro il telaio e di nuovo, sempre appoggiando il filo sulla destra di ognuno dei nostri perni, li vado ad abbracciare tutti. Ed eccoci, giunti in fondo, spingiamo un pochino giù. Il primo punto che dovremo fare sarà quello, sul quale, quello del perno sul quale è stato l'ultimo che abbiamo messo il filo. Stasera mi impapino un pochino, ma mi perdonerete. Ecco fatto. In questo modo, scusate, potremo lasciare il filo e il nostro lavoro non si potrà disfare. Fatto questo, nell'ordine che più preferite, scavalliamo tutti i perni. Quindi è un lavoro che abbiamo già visto. Prendiamo il filo di sotto e lo passiamo oltre il perno in questo semplice modo. Compiamo questa stessa operazione su tutti i perni. Dopo che avremo scavallato tutti i perni, quindi fatto tutti i nostri punti, di nuovo, rimettiamo il filo sui perni, sempre partendo dalla destra di ogni perno. Quindi lo vedete, in questo caso viene giù, così, così. E abbraccio tutti i perni con il filo.
nuovo giunti in fondo, il primo punto che farò sarà quello dell'ultimo perno sul quale ho passato il filo. Quindi, ricapitolando, ogni volta che finisco di scavallare tutti i perni del mio telaio, giro il lavoro, porto l'inizio del filo a sinistra e, sempre mettendo il filo a destra di ogni perno, intrecciando in questo modo, carico nuovamente tutti i perni. Arrivo in fondo velocemente e vi faccio vedere. Una volta che siamo giunti in fondo, partendo dall'ultimo perno, in modo da poter lasciare il nostro lavoro, scavalliamo tutti i perni, quindi sempre mettendo il filo di sotto sul filo di sopra. In questo modo, lo vedete, otteniamo questa bellissima lavorazione double face. Quindi da una parte, lo vedete, resta molto simile a una normale costa, mentre dall'altra parte è una costa intrecciata, molto bello. Una volta raggiunta la lunghezza desiderata, nel mio caso sono circa 70 centimetri, possiamo chiudere. Per chiudere il lavoro si fa così. Prendiamo un uncinetto e cominciamo dalla parte opposta a quella dove c'è il filo. Tiro su, guardate, facile facile. E passo, prendo e passo, qui per non mettere le mani, prendo e passo, prendo e passo. Vedete? Una catenella in pratica. Continuo sempre in questo modo, quindi prima il punto sul davanti e poi il punto sul dietro, catenella, il punto sul davanti, catenella, punto sul dietro, catenella. Facile facile. Una volta fatto l'ultimo punto, chiudiamo normalmente. Ed ecco qui il nostro lavoro. Ora dobbiamo nascondere le codine, quindi prendiamo e con un ago da lana cerchiamo di nasconderle qua su in cima. In questo modo, quindi facciamo scorrere un pochino, vedete, non si vede poi più nulla e lo possiamo tagliare. Facciamo la stessa cosa anche con l'altra codina. Ora attacchiamo gli alamari, quindi eccolo qui,
con un ago da lana, passo dentro i buchi in questo modo. Qui sotto faccio un nodo facendo in modo che resti aderente al mio alamaro. Con delicatezza lo spingo. Ecco fatto. Così. Qui ora lo andremo a cucire. Staremo sotto un 7-8 centimetri e gli alamari, lo sapete, devono restare abbastanza morbidi in modo che ci sia il gioco da poterli infilare poi dall'altra parte nell'asola. In realtà, in questo caso, non useremo una vera e propria. Poi guardate, entro un po' più in là. Dicevo, non sarà una vera e propria asola, ma faremo passare gli alamari attraverso le maglie. Ora qui dietro cerchiamo di chiudere per bene. Farò anche un piccolo nodo tra le due codine. Lasciamoli un pochino morbidi, così. Ecco, vado a cucire per bene, cercando di fare in modo che non si veda. Ecco fatto, vedete, anche all'interno quasi invisibile. Andiamo ad attaccare anche l'altro. Ed ecco qua. Con questo sistema, con gli alamari, potremmo mettere il nostro scaldacollo più o meno aderente, stringendo o allargando la lunghezza. È anche possibile metterla questo modo, che a me piace molto. Quindi qui lo possiamo girare. Ed ecco qua, molto maschile, secondo me un regalo sicuramente gradito per un marito, un fratello, un amico, perché no? Bene, ed eccoci qua, il nostro scaldacollo è finito. Devo dirvi che io l'ho fatto pensando a mio marito, ma adesso l'ho provato, sta benissimo con gli orecchini, mi sa che lo metterò io. E che dire, ecco, vi voglio ricordare che per chi ha piacere di pubblicare le sue creazioni, esiste un gruppo Facebook che si chiama Fare e Disfare è tutto creare. E ci sarà la mia amica Rossana a fare gli onori di casa. Rossana, grazie, mi sta dando un grosso aiuto perché io non ho tempo. Rossana, e che dirvi? Grazie, come sempre, grazie a tutti e mi sono un po' impappinata. E mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!